Buongiorno cari amiche, buongiorno, ben trovate, buon venerdì, ci accingiamo ad affrontare un fine settimana spero piacevole per tutte quante come sempre, ma intanto andiamo avanti a presentare i nostri ospiti e come ogni venerdì apriamo con l'avvocato Giovanni Marchio, presidente dell'Associazione Consumatori Italiana, buongiorno, buongiorno. Per la nostra sezione, la sezione del nostro territorio, caro Giovanni. Abbiamo parlato di cose molto interessanti la settimana scorsa, abbiamo parlato di saldi, veniamo fuori dal periodo delle feste, ma io so, ho scoperto guardando il vostro sito che uno degli argomenti che tiene banco sono le vacanze rovinate. Come sono le vacanze rovinate? Sono quelle vacanze che si prenotano pensando di trovare l'occasione, il last minute, l'opportunità, poi magari si arriva lì e ci si trova di fronte praticamente il nulla. È davvero un problema questo, Giovanni? Ci troviamo molto spesso davanti a, recentemente, molto spesso rispetto a queste tematiche. Molti nostri soci sono un po' avventurati in un fai da te su internet, è sempre ricorrente questo tipo di azione, cioè ormai gli italiani sperando di risparmiare, magari lo fanno anche bene in molti casi, si avventurano in prenotazioni fai da te su internet. Questo significa molte volte sì risparmiare, però molte volte significa anche rischiare, perché ci sono due tipi di prenotazione che si possono fare, o prenotazioni che sono fai da te a 360 gradi, ovvero mettere insieme un viaggio, una vacanza dalla A alla Z, ovvero andare sul sito della compagnia aerea ed acquistare il biglietto aereo, andare sul sito dell'albergo ed acquistare la camera per il pernottamento, anziché pensare anche al mangiare durante il periodo della vacanza. Oppure ci sono delle soluzioni, diciamo, più soft, che sono una via di mezzo, saltare comunque l'anello che corrisponde all'agenzia viaggi, all'agente di viaggio che fisicamente tu conosci, vai a trovare presso l'agenzia e che ti aiuta a prenotare la vacanza, e rivolgerti ad un tour operator presente sul web. Ci sono dei tour operator che fanno esattamente quello che fanno i tour operator che hanno dei rapporti con le agenzie viaggio, ma lo fanno direttamente su internet. Bisogna dire che non facciamo di tutta erba un fascio, io questo lo dico per tutti gli amici a casa che magari seguono, oppure per i professionisti che si occupano davvero di questo. Ci sono delle agenzie, dei tour operator che sono davvero formidabili nell'organizzare viaggi, a cui ci si può veramente affidare ad occhi chiusi, semplicemente dicendo: ho questa disponibilità, mi piacerebbe fare un viaggio, e loro davvero ti organizzano. Tornando a quello che ha detto prima, ci sono anche delle persone che amano, beati loro, partire all'avventura, quindi riuscire a prenotare solo l'aereo per una destinazione X, e poi lì man mano che vanno avanti si preoccupano di trovare il mezzo di trasporto per muoversi, si occupano e preoccupano di trovare l'albergo. Noi invece parliamo effettivamente di un qualcosa che viene acquistato, viene venduto quindi con determinate caratteristiche, e poi effettivamente ci si trova di fronte a qualcosa che non ha nulla a che vedere con quello che è stato promesso. No, io invece proprio volevo porre l'accento proprio su questo, cioè senza andare a dei casi estremi che pure ci sono capitati, che, come quelli che tu hai appena menzionato. Ovvero, sono successi tanti questi tipi di ovvero quello.
Sì, ovvero quello della truffa. Ci sono dei casi in cui ci troviamo a cospetto, soprattutto su internet devo dire, davanti a dei tour operator fasulli che magari ti vendono il pacchetto vacanza, magari dandoti il cosiddetto pacco, per cui ti trovi a partire o comunque a fare un bonifico prima di ricevere i titoli di viaggio, e titoli di viaggio che poi non arriveranno bene, mai. Bene, ora è più chiaro, abbiamo limitato proprio l'area, no? Ma io non volevo così estremizzare il nostro discorso, ma volevo parlare di quegli intoppi che comunque possono avvenire, e questo tipo di intoppi possono avvenire sia che il tour operator sia un tour operator che ha un rapporto con un'agenzia di viaggio, quindi sia che la persona si sia recata presso una tradizionale agenzia di viaggio, oppure che abbia voluto approcciarsi a un tour operator direttamente su internet. Senti, diciamo che l'agenzia probabilmente è il sistema ancora più utilizzato, perché è quello che ti dà proprio la sensazione di più garanzia, perché comunque tu sai dove devi andare, hai un referente che vedi in faccia, parli con lui e sai anche che se dovesse succedere qualcosa c'è sempre un punto di riferimento. Mentre quando succede tutto attraverso la linea di internet, caro Giovanni? Ovviamente le garanzie diminuiscono perché prima di tutto non abbiamo un rapporto fisico, un rapporto umano con il nostro interlocutore, e quindi siamo più esposti rispetto alle truffe, tornando all'esempio estremo del bidone. Esatto. Per cui ci sono dei casi in cui chi acquista, ma non solo un pacchetto di viaggio, un qualsiasi prodotto su internet, si trova poi a trovarsi con un pugno di mosche e non riesce poi a riconoscere con chi ha avuto a che fare, proprio perché non si ha un rapporto umano e fisico diretto. Direi. Con la persona che ti ha fatto il bidone, tornando a parlare, a chiamarlo in così, in termini spiccioli, ma abbiamo a che fare con una casella di posta. E che poi, guarda caso, svanisce nel momento in cui poi vogliamo denunciare il fatto alle autorità. Torno a dire, io volevo trattare invece quegli intoppi che possono purtroppo verificarsi, sia che abbiamo a che fare con dei tour operator seri, cosiddetti seri, che lavorano da anni nel settore, e sia che abbiamo a che fare con soggetti meno sicuri, diciamo così. Bene, quindi come si... Allora, innanzitutto il fatto che noi abbiamo a che fare con un tour operator è una garanzia. Che cos'è il tour operator? Il tour operator è un soggetto che di lavoro fa l'assemblamento di un pacchetto turistico, ovvero compra il biglietto aereo, compra l'albergo, compra gli spostamenti, compra le visite guidate, compra la crociera, assembla tutte questi tasselli e crea un unico prodotto e te lo vende. Nel momento in cui si va a comprare questo prodotto si pagherà qualcosa di più, perché abbiamo comprato anche il servizio che il tour operator ci fornisce. Quindi c'è da dire che questo corrisponde a una garanzia superiore rispetto al fatto di fare fai da te su internet e comprare personalmente il biglietto aereo, l'albergo, la visita guidata, eccetera. Chiaro. Una garanzia ulteriore è quella di rivolgersi a un'agenzia. L'agenzia a sua volta si rivolgerà al tour operator che avrà fatto quel lavoro di assemblamento. Ora, detto questo, si può verificare in ognuno di questi casi l'intoppo, il volo che non parte più, per cui noi dobbiamo farci 2 giorni fermi a un aeroporto designato allo scalo. Lo scalo, cioè quegli aeroporti dove noi dobbiamo abbandonare un volo e prenderne un altro. Oppure arriviamo nell'albergo che abbiamo acquistato e questo albergo non era esattamente quello che noi ci aspettavamo. Avevamo comprato un 4 stelle e l'albergo è una topaia. Abbiamo acquistato una vacanza
convinti che in quel periodo dell'anno, in quel posto magari esotico, il tempo meteorologico sarebbe stato adatto alle nostre esigenze, ovvero bello con 30 gradi, invece ci rendiamo conto che quella era la stagione delle piogge. Sono tutti questi casi che possono verificarsi e che ci rovinano di fatto la vacanza. Allora, una direttiva europea ha portato nel nostro ordinamento, nel codice del consumo, proprio appunto, e ha seguito poi una ricca giurisprudenza su questo tema, il cosiddetto danno da vacanza rovinata. Cos'è il danno da vacanza rovinata? Si può chiamare, anche se diciamo è un neologismo, una nuova fattispecie che si affaccia nel nostro ordinamento, quando il turista che parte per una vacanza, anziché avere l'effetto benefico che la vacanza gli dovrebbe dare, perché la vacanza dovrebbe essere proprio quel momento che è deputato per portarci sollievo, per portarci riposo, ci dà invece un ulteriore stress, ci regala dei momenti di tensione notevole, perché insomma, esatto. Se tu pensi che parti con un'idea e poi ti ritrovi in tutte queste meccaniche che non sono soltanto il fatto estetico della cosa, ma proprio organizzativo, perché poi comunque pensi che magari devi mettere fuori degli altri soldi, comunque pensi che effettivamente la vacanza è rovinata mentre tu hai vissuto tutto un periodo di tempo per poter fare questo, insomma non è soltanto un danno a livello materiale, ma lo è fondamentalmente proprio a livello psicologico, no? Esatto, infatti da qui non voglio entrare nel tecnico, si fa un po' fatica di inquadrare questo tipo di danno. Se farlo rientrare in una fattispecie di danno patrimoniale, ecco. Di un danno non patrimoniale. Però diciamo, qua entriamo nel tecnico, sicuramente sono aspetti che non interessano i nostri amici a casa. Però dobbiamo dire che laddove noi ci dovessimo trovare davanti alla vacanza rovinata, possiamo agire in solido nei confronti del tour operator e dell'agente di viaggio che ci ha venduto il pacchetto di viaggio, e possiamo chiedere o il rimborso del costo che abbiamo speso per l'acquisto del pacchetto di viaggio, o invece la sostituzione con un viaggio che sia comunque di pari valore, e in entrambi i casi anche il danno conseguente, danno economico, patrimoniale, conseguente alla vacanza rovinata. Quindi non serve a nulla, Giovanni, scusami, io man mano che tu parli, perché effettivamente è la prima volta che io affronto questo argomento con te, quindi non serve a nulla rivolgersi o fare, chiedere il rimborso piuttosto che fare causa all'albergo, perché tu sei partito con la certezza di avere un albergo a 4 stelle e ti ritrovi invece con un bed and breakfast che insomma è proprio che ci vai a posare le 4 ossa la notte, diciamo così, no? Cioè a quel punto, ecco, io questo voglio capire, il vantaggio, la responsabilità reale di chi è? È l'albergatore che ha venduto bene il suo prodotto, nel senso che ha fatto pensare ad un albergo a 4 stelle, o è il tour operator che non ha preso le referenze corrette per capire effettivamente che cosa stava proponendo al cliente? E dunque, proprio quando parlavo di garanzie, di maggiori garanzie, io parlavo proprio di questo, cioè quando noi abbiamo a che fare con un unico soggetto che è il tour operator, noi abbiamo proprio questa garanzia in più, perché immaginate la difficoltà nel dover intentare un'azione legale nei confronti di ogni singolo albergo, di ogni singola compagnia aerea. Se facciamo un viaggio in Messico e acquistiamo direttamente noi un albergo nel paesino del Messico, e quell'albergo ci dà il cosiddetto bidone,
Immaginate come sarà difficile fare un'azione nei confronti di quell'albergo, seguendo poi quella che è la legislazione di quel paese. Esatto, invece, proprio il fatto che il tour operator abbia assemblato il pacchetto, ci abbia venduto il prodotto, noi abbiamo questa garanzia, possiamo avere un unico referente e quindi rivolgerci, rifarci unicamente nei confronti di un unico soggetto. Chiaro. Poi in solido avremo anche la possibilità di rivalerci contro l'agente, se ci siamo rivolti a un'agenzia, che è anche responsabile in solido con il tour operator. Ovviamente di solito il tour operator che poi va a corrispondere le spese se dovute, proprio perché l'agenzia non ha fatto altro che fare da tramite tra tra l'acquirente e il soggetto che ha assemblato il pacchetto, che è il tour operator. La prescrizione, che altro dire, la prescrizione è di un anno, quindi possiamo, di ritorno alle nostre vacanze, abbiamo termine un anno per poter agire nei confronti del soggetto che riteniamo responsabile. Quindi, quando ci si rivolge ad un'agenzia, l'agenzia, io credo che questo sia un problema però, che vede più coinvolta l'agenzia, perché in teoria è l'agenzia che poi si rivolge al tour operator di... Non so, mi trovo un po' in imbarazzo su questo argomento, perché lo dico, però poi penso, no? Oggi attraverso internet sono molti quelli che decidono poi invece di affidarsi alle linee, diciamo, intergalattiche. Allora se noi abbiamo, qui si tratta sempre di essere più tranquilli possibile. Allora, qua dobbiamo farci un ragionamento conti alla mano. È chiaro che più soggetti ci saranno tra noi e il venditore finale, più aumenterà il prezzo. Difficoltà c'è poi per arrivare alla responsabilità. E proporzionalmente ci sarà più difficoltà in caso di problemi. Allora, qui si tratta di una coperta corta. Cioè se noi tiriamo la coperta rimaniamo con i piedi da fuori, se ci copriamo i piedi rimaniamo da fuori nella parte superiore del nostro corpo. Allora se noi compriamo direttamente presso l'albergo della città che andiamo a visitare, a New York, vogliamo andare a New York, compriamo direttamente su internet l'albergo a New York, avremo a che fare soltanto direttamente con il venditore finale, l'albergo, e quindi pagheremo soltanto l'albergo. Se compreremo invece tramite l'agenzia viaggi, che si rivolge a un tour operator che ci vende l'albergo, nel prezzo finale pagheremo anche l'agenzia viaggi e l'albergo. E il tour operator, oltre che l'albergo. Chiaro. Però questi due passaggi in più corrispondono anche a due garanzie in più, perché noi avremo la possibilità di rivalerci nei confronti dell'agenzia, nei confronti del tour operator e nei confronti dell'albergo. Chiaro, chiaro. Io sono sempre dell'idea che quando si devono fare queste cose, specialmente quando sono questi viaggi, internazionali, quando si deve andare oltre Alpe, dove magari ci possono essere delle difficoltà per la lingua e quant'altro, il diritto internazionale che insomma va, che cambia, poi non è proprio semplicissimo, come diceva il nostro avvocato poc'anzi, poi arrivare a recuperare eventualmente dei soldi che sono stati spesi. È sempre meglio affidarsi a delle figure professionali. Io sono di questa idea, specialmente se devi andare all'estero e poi non ancora in Europa, ancora più è il consiglio lontano. Che do anch'io, sì. Esatto, sì. È meglio sempre affidarsi, ce ne sono tanti, insomma, di buoni professionisti che sanno fare bene il loro lavoro. Bene, grazie Giovanni, l'avvocato grazie Marchio, lo ritroveremo la settimana prossima. Ho preparato una serie di argomentini, niente male da proporre al presidente dell'Associazione Consumatori, presidente della sezione dell'ABAT, quindi di Trani, e li affronteremo con lui a cominciare dalla settimana prossima. Adesso invece la linea va alla regia e niente, poi noi ci vediamo come sempre.